Nel numero in edicola e in libreria di Verde Ambiente, il periodico di politica, scienza e tecnica dell'Associazione Verde Ambiente, la gloriosa e la mitica VAS, c'è l'editoriale Difendere la Costituzione, a firma del professor Daniele Granara, docente di diritto costituzionale all'Università di Genova, di diritto regionale sempre nell'Università di Genova e nella storica e importante il nome è tutto un riconoscimento alla Carlo Bo di Urbino. Abbiamo il piacere di avere qui con noi, ospite nei nostri studi, il professor Daniele Granara. Professore, numero importante di Verde Ambiente, molti editoriali tutti interessantissimi, ma noi vogliamo parlare di questo suo Difendere la Costituzione perché il governo Renzi, lo dice il cronista, non vuole naturalmente coinvolgere nessuno, sta attuando il piano di Licio Gelli, la P2, la Piano della rinascita democratica. E ricordiamo che già molti costituzionalisti ne hanno parlato, il combinato disposto della riforma della Costituzione e dell'Italicum è peggio della legge mussoliniana acerba. Ma io penso che sia più opportuno parlare del merito della Costituzione, della sua riforma che è in corso. Certamente questa riforma presenta molti aspetti critici. Secondo me è una riforma che non è stata adeguatamente valutata, almeno finora, e che comunque mi pare sia stata approvata con una, ancora non è approvata in via definitiva dal Manca l'ultima lettura. Parlamento, poi vedremo quale sarà l'evolversi del procedimento. Mi sembra che non sia stata valutata con la necessaria attenzione. Ravviso una qualche superficialità. Ecco, poi io non andrei a cercare ascendenze che forse, come dire, possono apparire fuorvianti. Se noi ci atteniamo al dato oggettivo della riforma in corso, credo che debba essere fatta una riflessione molto approfondita, perché se, nell'ipotesi in cui ci sia il referendum, l'opinione pubblica deve essere adeguatamente informata di qual è l'oggetto della riforma, di quelle che sono le sue finalità, ma prima ancora deve essere adeguatamente informata del contenuto attuale della Costituzione. Però, professor Granara, il referendum credo che sia assodato perché anche se passasse, non deve passare nell'ultima lettura, ma siccome non supererà i 2/3 degli aventi diritto, per legge la Costituzione vigente prevede che ci sia un referendum. Domanda, il cronista domanda, dica, dica. No, per legge, l'articolo 138 della Costituzione prevede un procedimento per la revisione costituzionale, che è un procedimento, come si dice, aggravato o pluriaggravato rispetto a quello necessario per l'approvazione della legge, ordinaria, in particolare della legge formale. Il referendum non è una necessità, neanche quando la riforma costituzionale sia approvata nella seconda votazione con la maggioranza assoluta in ciascuna Camera, ma non ottenga in ciascuna Camera i 2/3 dei componenti, perché in quest'ultimo caso la legge viene promulgata dal Presidente della Repubblica immediatamente e la Costituzione, nel bilanciamento fra il principio della democrazia diretta e il principio della democrazia rappresentativa, dà assoluta prevalenza a quest'ultimo e non consente la via referendaria. Quando invece nella seconda votazione la riforma abbia ottenuto la maggioranza assoluta alla Camera, cioè la metà più uno dei componenti della Camera, e al Senato la metà più uno dei componenti dello stesso, si apre un periodo di 3 mesi dalla pubblicazione non della legge, ma della delibera legislativa di riforma costituzionale approvata in seconda votazione a maggioranza assoluta in ciascuna delle due Camere. Perché entro 3 mesi dalla pubblicazione della stessa sulla Gazzetta Ufficiale o 500.000 elettori o 5 consigli regionali o un quinto dei membri di una Camera possono chiedere referendum.
Se lo chiedono, si dovrà tenere referendum cosiddetto costituzionale, che la cui richiesta sospende la promulgazione della legge costituzionale. Ma se il referendum non fosse chiesto, alla scadenza del terzo mese dalla pubblicazione della delibera adottata in seconda votazione a maggioranza assoluta da ciascuna delle due Camere, il Presidente della Repubblica dovrebbe promulgare e promulgherebbe la legge costituzionale. Quindi non è una necessità il referendum. Il referendum è, diciamo, la bandiera dell'opposizione parlamentare o di chi dissente in Parlamento, li prescinde dalla maggioranza o dall'opposizione. Le riforme costituzionali sono riforme che dovrebbero essere approvate col massimo consenso possibile, trattandosi di definire le regole del gioco e non di fare scelte politiche contingenti. Quindi non è un obbligo il referendum di legge, è una richiesta che il dissenso rispetto alla riforma può avanzare per fare sì che il principio della democrazia diretta, cioè il popolo, dica se su una legge così importante che definisce le regole del gioco, che definisce le regole fondamentali della Repubblica, debba pronunciarsi il popolo perché esprima la sua volontà. Invece mi pare che in questo caso si cerchi di sovvertire questa regola e far sì che il referendum sia un referendum a vantaggio di chi è favorevole alla riforma. Perché lei, naturalmente, mi auguro che venga presto invitato negli studi delle TV pubbliche e private, proprio perché noi vogliamo essere qui. Io sono qui a sollecitare queste precisazioni, perché naturalmente il cittadino, da una parte, è passato il messaggio del comitato no alla, il comitato che vuole no alla controriforma della Costituzione di Boschi Renzi, e dall'altra c'è il Premier, che io ripeto sempre, copyright di Giampaolo Pansa, parolaio bianco e Ganassa, dice no, io andrò dai cittadini a chiedere che mi votino, perché altrimenti lascerò, perché se non dovesse passare questa riforma costituzionale la mia missione è finita. E ma lei ha citato un altro punto, che io, parlando con i suoi autorevoli colleghi, perché se non ci sarà la richiesta di referendum, il Presidente della Repubblica potrebbe convocare per il 19 addirittura di giugno proprio un referendum immediato. No, se non ci sarà la richiesta di referendum in tre mesi, il Presidente della Repubblica promulgerà la riforma costituzionale. A meno che non ritenga che ci sia qualche aspetto della riforma costituzionale possa addirittura comportare, come in qualche misura qualcosa si potrebbe dire, anche se mi sembra una ipotesi piuttosto astratta, che ci sia una violazione di principi fondamentali della Costituzione, perché se ci fosse una violazione di un principio fondamentale della Costituzione che definisce, attenzione, non la forma di governo ma la forma di Stato, il Presidente della Repubblica potrebbe anche non promulgarla, ma solo in quel caso. Non credo, almeno che non vogliamo identificare una possibile lesione del principio autonomista, che questo sia il caso. Quindi se non fosse chiesto il referendum, il Presidente della Repubblica promulgherà la legge. Mi pare che questa sia l'ipotesi che si debba fare. Ecco. Ecco, è molto chiaro per i nostri telespettatori del Consorzio dell'Ambiente, delle donne, TO2 e consumatori, diciamo, naturalmente www.telambiente.tu e su YouTube dell'Ambiente. Quindi ritorniamo alle notizie che stanno percorrendo la rete. Facciamo un punto. Quindi ci sarà l'ultima votazione alla Camera. La seconda alla Camera poi la seconda al Senato. Nella seconda votazione non sono emessi emendamenti, si voterà sul testo già approvato alla Camera e al Senato nella stessa formulazione, che sono immodificabili. C'è una semplice seconda votazione che dovrà avere però la maggioranza assoluta, cioè la metà più uno dei componenti, perché non basterebbe la maggioranza semplice, cioè la metà più uno dei presenti con il quorum costitutivo della metà più uno dei componenti. E allora ritorniamo però a noi. Referendum sì o referendum no? Plebiscito sì o plebiscito no? E che cosa cambia questa controriforma, lo dice sempre il cronista, voluta dal governo? Perché sembra che sia la prima volta che il governo si sia impegnato in una legge simile, perché è sempre compito del Parlamento modificare gli assetti costituzionali di una nazione.
Ecco, innanzitutto sul referendum sì, referendum no, credo che non possa essere il governo a promuoverlo, per la ragione che lei ha detto, appunto, che il governo è stato favorevole a questa riforma costituzionale. Peraltro si dovrebbe dire che la riforma costituzionale non è materia di governo, ma è materia di dibattito parlamentare e di dibattito più ampio nel Paese. E il referendum sarà chiesto presumibilmente o da 500.000 elettori o da 5 consigli regionali o da un quinto dei membri della Camera, che dovrebbero essere i dissenzienti, proprio perché sia verificato il consenso popolare sulla riforma costituzionale. Perché altrimenti, come ho detto prima, il Presidente della Repubblica promulgherebbe la legge e la riforma costituzionale diventerebbe riforma approvata e riforma, appunto, che disciplinerebbe il nuovo assetto costituzionale. Detto questo, sul merito, su cui dovremmo discutere nel merito della riforma costituzionale, perché nell'ipotesi del referendum questo dovrà essere adeguatamente spiegato all'opinione pubblica, perché l'opinione pubblica esprima un giudizio consapevole, problema annoso, la formazione dell'opinione pubblica, che credo sia assai meritorio che televisioni come questa si propongono di adeguatamente informare. Il merito della riforma consta di due aspetti che sono entrambi molto critici. Il primo è la cosiddetta riforma del Senato, che poi è la, come dire, riforma del bicameralismo uguale, che per ragioni storiche caratterizza la nostra forma di governo nel suo attuale assetto approvato dalla Costituente e entrato in vigore il 1 gennaio del 1948. E il secondo aspetto assai critico, di cui purtroppo poco si parla, è la ulteriore riforma dopo quella del 2001 del titolo quinto della Costituzione. Ecco, spieghiamolo, professore. Il titolo quinto, il titolo quinto della Costituzione è il titolo che si occupa, diciamo, dell'assetto, della dislocazione del potere pubblico tra i diversi livelli di governo, dallo Stato alle regioni, alle città metropolitane, le province qui nella riforma vengono abolite, ai comuni. Quindi si tratta di un titolo che disciplina un principio fondamentale che dà attuazione nella Costituzione stessa, un principio fondamentale che essa prevede, che è il principio autonomistico, che è il principio della pluralità istituzionale, che è il principio della diffusione del potere pubblico. Credo che la riforma del titolo quinto, che purtroppo rispetto alla sua formulazione vigente non ha trovato adeguato sostegno, nel senso che l'attuale formulazione del titolo quinto poi non ha trovato l'attuazione che avrebbe meritato. Comunque la riforma, appunto, come risposta alla mancata attuazione, alla insoddisfazione nell'attuazione del titolo quinto vigente, pone, credo, un punto assai critico nel fatto che fa tornare in capo allo Stato una serie di competenze, soprattutto una competenza legislativa così detta fondata sull'interesse nazionale, che fa recuperare allo Stato, diciamo, un ruolo assolutamente pervasivo che aveva perduto con la riforma del 2001. Perché ricordiamo che i padri costituenti avevano nella Costituzione cominciato a pensare ad uno Stato federale, ad uno Stato che si autogovernava. Naturalmente questa riforma ha abolito le province, ma ancora non le ha abolite perché ci costano, vuole abolire il Senato e vuole abolire anche tutto quello che Più che abolire il Senato lo, come dire, ridisegna in un modo del tutto particolare, come una camera di, io ho definito nell'articolo, come una camera di disturbo, cioè il Senato che è per alcune materie, diciamo, organo parlamentare che ha parità di poteri con la Camera, e per altre può chiedere una rivalutazione alla Camera delle sue determinazioni, creando una serie di problemi, come dire, di interpretazione, diciamo, non da poco. C'è però, e questo è il dato secondo me più critico di questa riforma, oltre al fatto che appunto non c'è chiarezza sulla nuova
competenza legislativa del Senato, oltre al fatto della sua composizione che ha dato adito. Però per loro, cioè, spieghiamola, perché voglio dire, il Senato sarà un Senato di nominati, molti ce lo vogliono gabellare come il Senato dei Land tedeschi, il che non è vero, e soprattutto viene composto dai consiglieri regionali, che ahimè ogni E poi giorno. sindaci di grandi Eh sì, città. di grande città. Credo che sia, e soprattutto poi Esatto. prevedendo con una sorta di demagogia, Sì. credo che il Senato sia composto da membri che non ricevono indennità, tra l'altro, i Esatto. costituenti che, come dire, disdegnavano la demagogia e la combatterono. Ebbero a prevedere nella Costituzione che il mandato parlamentare non dovesse essere retribuito, ma doveva essere tale da comportare per chi lo espletava una indennità. Ecco, adesso prevedere un Senato di senatori costituito in questo modo, già diciamo di componenti che hanno o hanno, dovrebbero avere significative occupazioni politiche Esatto. e istituzionali nelle loro regioni, che dovessero fare anche i senatori. Credo che sia una composizione assai discutibile. C'è un altro aspetto però che voglio sottolineare. Nell'articolo 117 viene stabilito una regola per cui quando l'interesse, si dice nazionale, lo richieda, lo Stato può legiferare in qualunque materia. Quindi le regioni perdono quella titolarità di potestà legislativa che gli aveva dato sia la Costituzione nel testo del 48, sia a maggior ragione l'articolo 117 nella riforma del 2001. Se noi diciamo che quando l'interesse nazionale lo richieda, lo Stato può legiferare in qualunque materia, ma chi decide qual è l'interesse nazionale? Lo decide il Parlamento, il Governo, il Parlamento con una legge o il Governo con un decreto legge Legge. addirittura. In questo modo lo Stato legifera in qualunque materia, impone alle regioni la sua volontà. Credo che su questo punto, Ecco, ma e non solo, c'è un altro aspetto che voglio sottolineare, perché su questo punto credo che la riforma abbia un dato molto critico, che il Presidente della Repubblica può valutare alla luce di quel principio fondamentale che è indisponibile trattandosi appunto di un principio fondamentale, cioè il principio autonomistico di cui è l'articolo 5. Non solo la riforma dice questo nel rapporto di distribuzione della potestà legislativa fra Stato e Regioni, in sostanza assegnando allo Stato la possibilità di legiferare in qualunque materia, perché appunto l'interesse nazionale è una formula abbastanza vaga, e soprattutto rimessa alla valutazione del Parlamento, del Governo, che per lo Stato. Ma c'è un'altra disposizione. Nella riforma del 2001, nell'ambito dell'attuazione del pluralismo istituzionale, comuni e province ricevevano una autonomia politica in senso tecnico, ricevendo una potestà normativa propria, addirittura di carattere primario, come si dice, relativamente alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Era il cosiddetto articolo 117, sesto comma. Qui in questo comma dell'articolo 117 viene inserita la dizione nel rispetto delle leggi dello Stato e delle regioni. In questo modo province, che non ci saranno più, ma città metropolitane e comune perdono autonomia politica. Professor Daniele Granara, lei è troppo attento, il cronista domanda, ma il Presidente del Consiglio, e lei lo cita qui, per questo si parla comprensibilmente di pericolo di deriva autoritaria, ossia di una Camera dei Deputati e quindi di un Parlamento sostanzialmente asservito al governo. Ora lei sa, perché naturalmente l'università, quindi anche il contatto quotidiano con i giovani digitali, il Premier dice: con questo sistema non ci saranno più persone che potranno frapporsi tra il governo e lo sviluppo della nazione. Io taglio i costi, i senatori diventano 100 da 315, non costeranno nulla
ai cittadini, perché già sono membri di istituzioni regionali, e naturalmente però non dice che costeranno comunque, che non potranno svolgere il loro lavoro, perché già oggi il sindaco di Roma, quando ci sarà, o di Milano, non riuscirà a governare la propria città. Come fa questo cristiano venire a Roma e pensare di legiferare? Anche perché bisogna avere una struttura per poter legiferare. E un'altra questione, nessuno dice che la struttura del Senato non solo non è cambiata, ma si sono aumentati i stipendi e aumentati gli incarichi. Quindi la macchina burocratica costerà sempre, i senatori non saranno altro che esecutori di ordini che vengono dall'alto. E non c'entra nulla il Senato italiano, questo Senato, con il Senato francese o con il Senato tedesco, per parlare di due grandi nazioni, che ognuno poi ha i propri problemi. Ecco, certo. Come farete a far capire ai cittadini che è un inganno? Dobbiamo spiegare le ragioni del bicameralismo, che sono ragioni profonde. Che non sono state, come ho detto prima, adeguatamente valutate. Il nostro è un bicameralismo paritario, si dice è un unicum, ma è un unicum con delle ragioni profonde, perché è paritario nei confronti del governo, in quanto entrambe le Camere sono titolari del rapporto di fiducia nei confronti del governo, e paritario nelle funzioni. Le faccio questo piccolo esempio, perché poi in questi aspetti vengono in gioco interessi più grandi che riguardano lo stesso principio democratico. Le faccio questo esempio. Quante volte nella nostra storia parlamentare si è verificata l'ipotesi in cui sia stato approvato con il fenomeno dei cosiddetti franchi tiratori alla Camera o al Senato un testo di legge di qualche disposizione normativa che contraddice tutto il resto? Ecco, come si farà in questi casi? Elimineremo i franchi tiratori? Nell'ipotesi in cui venga approvata una disposizione legislativa che contraddica tutto il resto del testo legislativo, non si può dire la rimettiamo in votazione, perché la Camera si sarà espressa. Il bicameralismo consentiva la dialettica democratica, perché ovviamente si poteva andare nell'altra Camera e correggere il testo e tornare in quella di prima. Non si può dire rivotiamo il testo, perché si fa così. In questo modo si va, come dire, a offendere la volontà espressa dall'organo parlamentare. Quindi si dice, ma sì, ma negli altri paesi come succede? Cosa succede? Negli altri paesi, per la loro cultura costituzionale, che è più lontana e più profonda della nostra, il fenomeno del dissenso, diciamo, sotterraneo, o comunque del dissenso che viene espresso in sede di voto, di mancanza di numeri alla maggioranza, è un fenomeno molto più limitato. È un fenomeno che, come dire, è molto più limitato, perché i contrasti politici in quei paesi tra le forze politiche sono inferiori rispetto a quelli che sono stati nel nostro paese. I costituenti questo lo sapevano. La Costituzione è stata la fusione mirabile di tre grandi idee, che erano le idee del secondo risorgimento, come ho scritto, ma che si ispiravano a principi, a ideali politici anche opposti fra di loro, e si riconoscevano soltanto, ma era gran cosa, nel principio di libertà, l'idea socialista, l'idea cattolico popolare, l'idea liberale. Questa mirabile fusione però si è verificata con la Costituente. Il dibattito politico dei decenni successivi ha visto lo scontro, e tante volte questo scontro si è composto in Parlamento. Il bicameralismo uguale nell'esercizio della funzione legislativa era funzionale a questo, a garantire la logica democratica. Torniamo all'altro. Non so se sarà così ancora, se questa riforma fosse approvata definitivamente. È per questo che ho parlato di deriva autoritaria, perché a questo associamo una legge elettorale come quella dell'Italia. Spieghiamo, perché con questa legge chiunque vinca
potrebbe vincere con il 20% degli elettori. Molti obiettano, ma anche negli Stati Uniti il presidente degli Stati Uniti viene eletto con il 20-25% dell'elettorato. Mondi diversi, realtà diverse, ma ecco, ma andiamo a spiegare perché il combinato disposto darebbe nelle mani del Presidente del Consiglio vasti ed ampi poteri, tra i quali quelli di nomina dei giudici della Corte Costituzionale. Nel senso che come, dire, cioè perché, come dire, avendo la maggioranza della Camera che li vota e avendo la maggioranza del Senato, perché metterebbe i rappresentanti dei partiti che prendono più voti nelle regioni, anche il Senato, che è stato reintrodotto, si voterebbe da solo due membri. Certo, ci sono pericoli in questo senso, non c'è dubbio. Noi abbiamo dimenticato che la seconda parte della Costituzione è stata pensata così come la prima, e anche tra le due parti i principi fondamentali in un contesto unitario, ma la seconda parte ha una sua unitarietà intrinseca, lo abbiamo dimenticato, la forma di governo disegnata dalla Costituzione ha un nesso logico fra i diversi titoli, noi è tra cui questo della nomina dei giudici costituzionali, ossia delle componenti degli organi di garanzia. È chiaro che modificare un titolo comporta riflessi sugli altri titoli, anche su questi che sono gli organi di garanzia, creando una serie di problemi che non sono stati valutati, perché qui andiamo a incidere da un lato, come ho detto prima, sul principio democratico, ma anche sulle necessarie garanzie che, come dire, tutelano l'effettività del principio democratico. Ma in questo momento di paure e di tremori non c'è il pericolo che molti si vogliano affidare all'uomo solo al comando che li libera da ogni angoscia, e questo pensiero, io dico populista negativo, di dire io vi risolvo, meno spese, più concretezza, non sia devastante per l'elettorato? Come si farà? La logica dell'uomo solo è una logica antitetica allo spirito della Costituzione. La Costituzione è stata pensata con una serie di bilanciamenti tali che potessero escludere in qualunque modo il rischio del ritorno alla logica del capo. Non credo che la logica del capo sia una risposta auspicabile ai problemi che abbiamo di fronte. Credo che, come si diceva, ritorniamo allo statuto negli anni del processo dell'unificazione nazionale, direi dobbiamo tornare alla Costituzione. La Costituzione ha in sé tutti gli elementi per far governare bene il Paese. La Costituzione non è responsabile di un governo non adeguato del Paese. Queste sono problematiche di carattere politico e di insufficienza della politica, ma la Costituzione, guardate, che è il nostro baluardo, e come baluardo noi la dobbiamo difendere, perché la Costituzione, diciamo, è la nostra ancora di salvezza rispetto, diciamo, alla varietà delle cattive o buone politiche che ci siano state, perché poi non è neanche detto, come dire, che si debba essere pessimisti ad ogni costo o che si debba giudicare in senso generalizzato negativamente le scelte politiche che ci sono state. Ma guardate che la Costituzione è una carta fondamentale che ci viene invidiata in tutto il mondo. Per cui il problema non è la Costituzione, il problema è che dobbiamo cercare di farla conoscere e attuarla. L'attuazione della Costituzione porterebbe la soluzione di tanti problemi. Siamo in chiusura, poi ci ritorniamo, perché io credo che sia necessario offrire alle telespettatori un'informazione continua e costante. In questo suo articolo illuminato e illuminante per la rivista Verde Ambiente, lei cita che la Costituzione è nata dall'esperienza del secondo risorgimento, ossia dalla Resistenza, come istanza di recupero di scatto di libertà, di democrazia e di partecipazione.
E poi lei naturalmente chiude con quel discorso meraviglioso di Piero Calamandrei, discorso sulla Costituzione che il Consorzio dell'Ambiente così mette in onda e programma per far ascoltare, certo, ai giovani e meno, certo, giovani, certo, quello che è stata la nostra storia. Ecco, in Italia ci sono tante ricordi di celebrazioni, Giorno della Memoria, Fosse Ardeatine, e altri avvenimenti che ogni tanto, vero, noi riproponiamo. Ecco, ma rimangono tanti rituali o possiamo farli calare nella realtà? Ma io credo che debbano essere fatti calare nella realtà. La Costituzione è la sintesi di tutto questo, è sintesi dei grandi principi di libertà, di democrazia, di partecipazione, di uguaglianza sociale, di promozione sociale. È anche, diciamo, motore di sviluppo e, come dire, promotore di intelligenze, di fantasia, di progresso civile, di progresso economico. La Costituzione è una sintesi di tutto questo, è la parte migliore del nostro, diciamo, della storia del nostro paese. Potremmo allora chiudere con questa bellissima immagine: è nata la Repubblica Italiana. Dovremmo mantenere questa di Costituzione o modificarla? E se modificarla, in che modo? Io credo che dobbiamo mantenere questa Costituzione. Non dobbiamo dimenticare che potranno essere fatti degli aggiornamenti puntuali, ma non credo che debbano essere fatte riforme così pesanti, così incisive. La Costituzione va attuata. Non dobbiamo mai dimenticare che la Costituzione ha assicurato il più lungo periodo di sviluppo che l'Italia nella sua storia abbia mai conosciuto, di sviluppo democratico, comunque di progresso e di tensione verso, diciamo, la promozione sociale e civile del Paese. Questo è un messaggio che dobbiamo sempre tenere presente, e la Costituzione nelle sue varie parti, i principi fondamentali, i diritti e i doveri dei cittadini nella prima parte, la seconda parte sulla forma di governo, costituiscono un contesto unitario che è teso alla salvaguardia di questi valori, che sono i valori identitari, vorrei dire identitari, del nostro modo di essere e del nostro futuro. Noi del Consorzio dell'Ambiente ringraziamo il professor Daniele Granara, docente di diritto costituzionale dell'Università di Genova e di diritto regionale dell'Università di Genova e della Carlo Bo di Urbino, per questa sua accorata ma positiva difesa della Costituzione, perché lui non difende i suoi diritti o il suo pensiero, ma difende il futuro di voi giovani che altrimenti rischiate di cadere un'altra volta nella barbarie, perché naturalmente quando l'economia, il dio danaro, prende corpo e prende piede, si dimentica poi dei più deboli, dei più umili, che verranno dimenticati da chi pensa soltanto al profitto. E il messaggio di Calamandrei ce lo dice. Grazie, linea alla regia. Grazie.